Sì, sicuramente una partita aperta, giocata a viso aperto con tranquillità. Noi abbiamo alla testa un altro impegno importante che avremo questa domenica, quindi ho fatto ruotare un po' tutti i ragazzi, abbiamo provato anche dei 2002 che si sono venuti in supporto della nostra società, anche dei prestiti che la società vuole valutare per un prossimo anno. Sicuramente sì, siamo partiti male, 20-25 minuti un po' impacciati, un po' impauriti forse, non lo so, e la squadra si doveva trovare, diversi innesti nuovi. Nel momento in cui abbiamo trovato le giocate che siamo abituati a fare sul corto, cercando poi di aprire in ampiezza e trovare la profondità, abbiamo trovato sicurezza, è venuto il primo gol e da lì siamo Sbagliato cresciuti, il rigore. sbagliato il rigore subito dopo il primo gol, ci siamo rimasti concentrati, nel secondo tempo fra i cambi, fra il susseguirsi delle situazioni così sono riusciti a pareggiare loro. Noi siamo riusciti in 10 subito dopo l'espulsione, un attimo di disorientamento nostro perché pensavamo che col fatto che fossero andati in 10 pensavamo fosse quasi fatta. Abbiamo preso questo gol, poi ci abbiamo creduto e subito nei 5 minuti dopo siamo riusciti a riaggiustare una partita e abbiamo cercato di gestirla andando in fondo, giocando tutti, divertendoci tutti, perché ripeto, il nostro interesse principale adesso è rivolto alla partita di domenica, quindi ho ruotato i titolari, ho fatto giocare un po' più anche le riserve e poi ho messo in campo dei 2002, contando che ho gente che era in tribuna, così in Infatti, attesa. quando poi hai messo dentro Ho i giocato. cambi, è cambiata anche un po' la Sì, partita, ho cioè, cambiato la partita siete perché migliorati. all'inizio ho giocato una struttura di squadra con innesti che non conoscevamo perché erano Sì, anche di un'altra tre, ho società. visto tre ragazzi, tra l'altro, del 2002 2002 della Virtus della Bertes di Virtus. Reggio e sicuramente tre prospetti buoni e sicuramente anche per di prospettiva validi. Diciamo che poi nel secondo tempo avevo delle carte anche con i nostri 2002 molto valide da inserire, abbiamo riequilibrato la squadra e con delle ripartenze ci siamo anche mangiati Sì, sicuramente il niente, terzo e forse anche il quarto gol, diciamo. mister, davvero complimenti, ma Grazie. complimenti più che alla Picardo e al Fro, alla partita. Io mi sono divertito, non è che ne vedo di partite Sì, immagino. ultimamente. No, è E stata una quindi. partita a viso aperto, loro arrembanti, noi quando abbiamo iniziato a ricucire, a giocare insieme, è venuta fuori davvero una bella partita, sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, come dici te, 25-30 minuti veramente molto bene. Abbiamo giocato un buonissimo calcio, la palla a terra circolava bene da destra verso sinistra. Abbiamo avuto quelle tre occasioni da gol. Il palo di Beatriz Zotti sicuramente poteva cambiare la partita a nostro favore. Quello che mi ha fatto particolarmente arrabbiare è quello che ho detto ai ragazzi a fine primo tempo, che preso gol dell'1-0 su un'ingenuità, su una rimessa laterale, se non ricordo male, su una sponda di testa, ci hanno fatto trovare disattenti in area di rigore e sono palle che quando giochi a pallone come tutti le partite come dicevi prima ne hai viste miliardi e cambiano le gare, le cambiano, hai preso quell'1-0 lì e la rabbia è venuta lì perché dopo hai fatto altri 7-8 minuti che sei stato in area, non hai reagito subito al gol preso, hai preso il rigore contro, giusto, c'era quel rigore lì, è stato giusto fischiarlo, andata bene che hanno preso il palo e ci siamo un attimo rimessi a posto. Il secondo tempo condivido, loro hanno fatto secondo me un ottimo quarto d'ora. Probabilmente lì meritavano qualcosina di più, non mi nascondo. È vero che quell'episodio che dicevi tu può aver cambiato la gara, però insegnare e giustificare a questi ragazzi un episodio arbitrale che gira la gara non me la sento, anche perché non lo posso sopportare. Quindi abbiamo avuto però una buona Sì, anche reazione. perché, cioè, è giustificabile, c'è cioè, il Fino a un dentro certo fuori. punto, quindi l'arbitro l'ha vista così, è da solo, quindi non dimentichiamocelo mai, quindi l'ha vista così, punto, basta. Ottima reazione, come dici te. Abbiamo trovato l'1-1, forse lì era il momento di stare piazzati, anche lì mancanza di maturità. In quel momento lì della partita siamo fatti trovare scoperti, ecco, è stato costretto a uscire il nostro centrale Soncini sul calcio d'angolo e il centrale non può uscire
dall'area di rigore su quelle situazioni lì, attenzione, non per colpa del centrale difensivo in questo caso, ma proprio perché eravamo scoperti, quindi noi dovevamo in quel momento lì essere molto più piazzati. Preso il 2-1 in 10 contro 11, reagire e trovare il secondo gol era difficile. C'è stata una reazione, prendiamo di positivo assolutamente quello, la squadra da lì ha reagito, ci ha creduto. Con questo adesso sicuramente abbiamo due partite da dentro fuori e dobbiamo assolutamente dare il massimo e il meglio per cercare di passare il turno. Con questo io mi rinnovo con te e posso complimentarmi anch'io con te con la Picardo, perché è rimasta in partita, ha retto quella mezz'ora lì, quindi c'è, nel calcio non segni, c'è anche una qualità che ci sai stare. Però sai, io capisco sia te, sia la Picardo, sia l'Arlia, capisco tutto. Io però giudico da spettatore neutro, e stasera ho mandato un messaggio a Simone e gli ho detto: quest'anno facciamo un torneo allievi, se le partite sono tutte così a 128 squadre. No, c'è stato un grande ritmo, c'è stato veramente un ritmo che io, guarda, io non l'ho mai visto nel torneo 1, te lo dico. Questo insomma fa onore a entrambi. No, ma è vero, lo vedi anche tu, stasera è stata una partita, ma sembra la partita di categoria. Quindi qualche giocatore ci sarà magari. Sì, no, sei sicuro. Squadre, sì, sono convinto. Sei entrato nel secondo tempo, hai fatto gol, tra l'altro fai un bel gol. E questo da dirti, solamente che per me sei stato migliore in campo della Picardo, e nello stesso tempo voglio sapere però da dove vieni, quali sono i tuoi trascorsi. Prima di venire alla Picardo ho giocato alla Juventus Club e ho passato lì gran parte della mia carriera, e insomma questa sera alla fine è stato merito di tutti. Sì, la partita è stata tra l'altro una bellissima partita, perché partite così intense ne ho viste poche io, quindi davvero grandi complimenti da parte mia. Grazie. Specialmente a te. Grazie. Conti via, non hai mica preso un palo. Sì. Poi avete giocato bene per 25 minuti, che li avete massacrati, è una brutta parola, però dominati. Poi siete un po' spariti. Tu hai giocato secondo me bene per quei 25 minuti lì, quello che mi sei piaciuto di più dall'altra squadra. Poi dopo vi siete messi tutti su un livello, che non so se era alto o basso, comunque cioè, per me sei stato il migliore in campo. Voglio sapere però da te, non della partita, che ho appena parlato. Mi dici dove hai giocato? Sempre nel Fraor? In passato? Sì. Ho iniziato a giocare al Felino subito da piccolo, ho fatto 4 anni lì, poi sono andato 4 anni alla Juve, ho fatto 3 anni all'Audace e poi sono qua da 2 anni. Sì, sembra che tu abbia 45 anni, hai cominciato presto invece. Sì, a 5 anni. E fra ora come ti trovi? Bene, molto bene. Bravo! Bravo!